Inter, sei forte, ma sentiamo il nostro Pancrazio, cosa aveva detto nei confronti dell'Inter una volta che diceva che ha fatto una conferenza. Ha detto che risentiamo che Io metterò tutto me stesso per l'Inter, appunto perché nel momento in cui decido e sposo una causa, io esatto. sono un grandissimo professionista e oggi ribadisco di essere il primo tifoso dell'Inter. Questo Il primo tifoso dell'Inter. deve essere chiaro a tutti, poi al di là del Appunto. fatto che io possa vincere o perdere. Però ecco, io oggi non dormo per l'Inter. Cioè, ok, avete sentito? Non. Ok. Non dormo per l'Inter. Appunto, figuriamo se Conte, parrocchino, interisti. Cioè, una roba assurda, ragazzi, una roba assurda. Guarda, non immaginavo. Mi dispiace anche per l'Inter, ragazzi, mi dispiace per l'Inter. Però, c'ho una gran goduria. Però, ragazzi, attenzione, attenzione, non gasiamoci troppo. Non gasiamoci troppo, perché adesso, ragazzi, tocca a noi. Tocca a noi, però dico, caro parrucchino, caro conte, caro prescritto, sei forte, non lo so, ragazzi, ma come si fa? Come si fa? Come si fa dal 2-0 una partita del primo tempo dell'Inter giocata meravigliosamente? Meravigliosamente? Una partita che non pensavo che andassero a 2-0 e farsi rimontare come polli, polli, ragazzi. Noi, attenzione, noi Juventini siamo uguali, eh? Uguali, attenzione, siamo uguali. Per il motivo che non è che l'Inter ha quei giocatori e là fino a là sanno fare. Fino a là. Fino a quel punto riescono a dare come senso di squadra. Perché, ragazzi, Conte può dare la grinta a qualsiasi squadra. Può dare grinta, coraggio all'inizio. Poi, quando vede che la squadra non ce la fa più, non ha più quella grinta che aveva all'inizio, come nel secondo tempo, l'Inter è andata. Conte non ha più saputo dare nulla nel secondo tempo. Basta, l'Inter può dare fin là. Fin là. È stasa. Fin là. Cioè, là, fin là arriva. L'Inter non ha quei giocatori giusti per poter, mi spiace anche dirlo, per vincere la Champions.
Però ragazzi, noi siamo uguali. Noi siamo uguali. Perché? Khedira, Matteo D, Ramsey, uguale. Per quello, glielo dico, lo ribadisco, sono Juventino, sono realista, sono obiettivo. Però ragazzi, come si fa? Come si fa? Avevi la partita in pugno col 2-0. Col 2-0 e farti rimontare due gol e andare al pareggio e perdere gli ultimi minuti. Gli ultimi minuti che l'Inter in difesa fa pietà. Fa pietà. Erano fermi. Erano fermi, non sapevano più cosa fare. Il Borussia Dortmund là ha fatto la partita della vita. L'Inter nel primo tempo. E nel secondo tempo il Borussia Dortmund si è svegliata. Hanno pensato, Inter, ti faccio giocare un pochettino. Ti faccio giocare un pochettino. E dopo ci pensiamo noi. Ci pensiamo noi a farti fare una bella figura. E ecco il risultato. Ed ecco il risultato. Però non dubbio, ragazzi, a me mi spiace per l'Inter. Mi dispiace per. Non mi dispiace per il no, non mi dispiace per il Parrocchino. Perché il Parrocchino se lo merita. Se lo merita. Oggi Dopo che ha detto, non dormo per l'Inter. appunto, allora, cosa pretende? Cosa pretende? Che voleva andare all'Inter per fare cosa? Per cambiare un po' di mentalità la squadra? Io penso che se la dirigenza della Juve ha mandato via Conte, c'era un motivo, perché Conte con l'Inter non può pretendere i giocatori che vuole lui, uguale che aveva fatto con noi nella Juventus. Allora, interisti, cosa pretendete da Conte? Non è neanche colpa sua? Penso di no. Ovviamente ha fatto il suo, però fino a là può dare. Fino a là. E noi sapevamo, appunto. Però ragazzi, adesso non piangetevi addosso. Noi lo sapevamo, però l'Inter non ha i giocatori giusti per poter fare un gioco. Ok? Perché ragazzi, non è possibile rimontarsi due gol e perdere negli ultimi minuti. È assurdo. Io ragazzi non ho parole. Noi non abbiamo parole. E i tifosi juventini godono che è un piacere. Godono che è un piacere. Io ragazzi non mi piace tanto sfottere, però qualche volta posso fare, ragazzi, non sono il primo neanche l'ultimo. Allora, ragazzi, sono obiettivo e dico un po' la mia. Però non ricevo tanti commenti perché, ragazzi, sono all'inizio con YouTube, non ho tanta esperienza di posizione nei video, ma insomma. Però ragazzi, se volete iscrivetevi al canale, a me fa piacere che siano interisti, romanisti, basta, non essere offensivi, però qualche sfottò lo posso fare anch'io, nessuno lo vieta. Niente ragazzi, io vi saluto, ma attenzione a noi, perché giochiamo da loro, ok? E non sarà facile. Non sarà facile, dipenderà dall'atteggiamento che entriamo in campo.
E dopo dipenderà anche dai centrocampisti come gireranno la palla. Ok? Ragazzi, noi ci sentiamo. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace. E Pora Inter che Conte immaginava di andare avanti in Champions, di fare quello che aveva intenzione di fare lui, ma non è fatto così. Non è affatto così. Uguale che ha fatto con noi. In Champions, Conte, fin là, arriva e basta. Ragazzi, ciao a tutti, ci sentiamo. Forza Juve e iscrivetevi al canale. Grazie. Ciao a tutti ragazzi.